Eccoci ragazzi, ci siamo, siamo all'Humanitas San Pio X, guardate, stiamo per entrare e ci consegneranno, anzi consegneranno all'Humanitas San Pio X l'incubatrice. Venite. In Humanitas San Pio X c'è una culla innovativa per i piccoli nati pretermine e l'incubatrice termica donata al punto nascita da Michel Hunziker e da suoi follower grazie all'iniziativa social Svuoto il mio armadio. Allora, Svuoto il mio armadio è stato un progetto nato un po' casualmente perché avevo questa grande necessità, come tutte le donne, di fare pulizia. Ero con la mia stylist e le ho detto, visto che io non riesco a separarmi dalle cose del passato, come tutte le donne faccio fatica, ho detto, Susi, per favore, vieni, aiutami perché io non ce la faccio. Ma perché non facciamo questo progetto e proviamo a mettere all'asta tutte le cose che io normalmente metto una volta sola, poi vengono fotografate e sono nuove di zecca e posso comunque passarle ad altre persone. E magari così possiamo comprare un'incubatrice per qualche ospedale. Una scelta di cuore, quella di Michel, attenta al benessere di mamma e bebè. Qua c'è una grande cura per la mamma, per la famiglia, quindi ecco, mi sono innamorata e ho deciso attraverso questo progetto di donare l'incubatrice proprio a voi. Un'attenzione che mette al centro la sicurezza e la qualità delle cure in tutto il percorso, a partire dalla gravidanza. Ringraziamo per il dono di questa culla che va a incrementare sicuramente la sicurezza del nostro punto nascita e rende ancora più sicuro tutto il percorso gravidanza e parto per le nostre mamme. Nell'ultimo anno abbiamo incrementato il numero di bimbi nati, focalizzandoci sia sull'accoglienza e sulla qualità del ricovero, ma soprattutto sulla sicurezza in sala parto. La nuova incubatrice proteggerà i piccoli nati a pretermine dalla 34esima settimana di gestazione fin dai primi attimi di vita, garantendo monitoraggio e supporto clinico continuo grazie alle più moderne tecnologie. Questa culla ha di speciale la capacità di unire la tecnologia più avanzata a servizio del neonato patologico alla attenzione verso un'umanizzazione e una possibilità di legame con la mamma già dai primi istanti della vita. La culla non è più una barriera che separa il neonato dalla mamma, ma diventa uno strumento tecnologico attraverso il quale la mamma ha un contatto da subito con il proprio bambino. Attenzione anche alla creazione del legame familiare, grazie alla musica. Noi diciamo alle nostre mamme, incidete quello che eravate solite dire al vostro neonato. E questo neonato risentirà la vostra voce, le canzoni, le filastrocche, quello che gli volete dire. E la musica che viene diffusa all'interno della culla viene diffusa ad un volume, che è di 55 decibel, che sappiamo essere il volume presente in utero. Massima sicurezza, qualità delle cure e un aiuto in più per tante famiglie. Così la sfida social di Michel scalda il punto nascita.